Basta vittime della strada, niente più bare bianche. E questo è il messaggio che arriva da Sperone, in Basserpinia, dove nasce l'associazione Gli Amici di Peppone. A desiderarne fortemente la costituzione sono stati gli stessi genitori di Giuseppe De Gennaro, il ventenne morto in un tragico incidente a Nola il 29 gennaio scorso sulla nazionale delle Puglie, la cosiddetta strada della Movida. Ne fanno parte tanti giovani, non solo di Sperone ma dell'intero mandamento, che si sono radunati l'altra sera nella chiesa della Santissima Annunziata per la solenne benedizione, quella stessa chiesa in cui si tennero tra rabbia e lacrime i funerali di Peppone. Perché avete deciso di far nascere questa associazione? Principalmente per ricordare il nostro caro amico Giuseppe, che diciamo è venuto a mancare tragicamente, e anche per ricordare tutte le vittime che come lui in questi maleaugurati incidenti perdono la vita. Ricordo particolare ovviamente a lui perché diciamo era la parte bella dei ragazzi, in quanto ero fano proprio. E questo è, diciamo, tramite lui vorremmo diffondere un messaggio di divertimento e di pace, niente, tutto qua. Mio figlio era gioioso e rideva sempre.